Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos, sesto episodio della nostra partita in Dare Billions. Dunque, stavo esaminando un po' la situazione perché adesso abbiamo un po' di risorse da utilizzare e adesso entreranno subito un bel po' di lavoratori perché abbiamo tante zone in costruzione. Quello che inizierà a mancare saranno cibo e energia di conseguenza e dobbiamo quindi andare a costruire quelle. Il problema è che a loro volta richiedono lavoratori, quindi sostanzialmente siamo bloccati in questo circolo, però possiamo fare qualche due Tesla Tower sostanzialmente. Però direi di distruggere qua l'ultima casa. Posto. Allora, qua stiamo attenti a non prendere le cose sbagliate. Fermi lì. Andate in su, non siete tantissimi. Prendiamo un po' di legna e andiamo a mettere giù qualche Tesla Tower in questa zona. Questa zona va bene. In questa zona ne vorrei una. Qui così. Così andiamo a chiuderci qua. Poi una qui potrebbe starci, però non abbiamo più lavoratori, quindi dobbiamo aspettare che finiscano queste quattro case. Poi abbiamo i soldi, sì. Allora andiamo a sviluppare le case di pietra. Tanto appunto gli introiti ci sono. Adesso ci mancano i lavoratori anche per andare qua, quindi siamo purtroppo in una fase di attesa. Anzi, mi mando giù da questa parte. Non pre... Dov'è che li hai mandati? Beh. Non so dove sia andato quello sniper là nuovo. Sarà ancora qui? Sì, che l'abbiamo trovato. Puliamo un po' questa zona, vediamo cosa troviamo. Qua ci mandiamo qualche arciere dopo. Stiamo fatti fuori da solo un Village of Doom, quindi se li mettiamo tutti assieme dovremmo starci. Ok, 42 lavoratori, ottimo. Allora, energia. Fin qua va bene. Qua non posso più costruire nessuna. Qui va bene. È finito la legna. Prendiamo. Vieni qua. Così facciamo la spesa. Poi voi pulite bene quest'area. Ok, dovremmo essere in grado di recuperare un bel po' di legna. 13. E adesso inizierà anche a mancare un po' il cibo. Allora, dobbiamo costruire una seconda zona per le case, a mio avviso. E questa mi sembra la zona più ampia che abbiamo a disposizione, perché qua abbiamo già tutto occupato. E qua andremo a mettere un po' di farm, secondo me. Quindi non andrò a costruire le fattorie qui perché andrò a metterci le case. Quindi appunto le fattorie le metteremo qua. Però aspettiamo che finisca questa perché voglio vedere fino a dove posso spingermi. Non penso di arrivare fin da sopra, in ogni caso. Ok, recupera la legna, la roccia, tutti questi quattro per prenderli tutti. Va bene. Energia, dove possiamo metterne ancora un po'? Qua. Qua, tranquillamente. Qua c'è un po' un buco, pazienza. Qui possiamo. Questo qua forse è il caso di distruggerlo per fare un'altra casa. No, beh, non cambierebbe niente, ci sono quei due alberelli del cavolo lì. Stoneworkers. Abbiamo già finito i lavoratori, pensate un po'. Di tutte quelle che ho selezionato, solo una ne potevi fare. Seleziona qualcos'altro, accidenti. Ok.
Dai, va bene, adesso dovrebbe arrivare un bel po' di oro. Un bel po' di oro, però abbiamo bisogno di costruire più case. Vediamo fin dove arriva il raggio di quella, che è fondamentale. Ok, banca finita, 900 d'oro. Allora, il tuo raggio è fino lì. Ok, quindi qua sopra non ha senso andare. Tu arrivi invece fino qua, quindi qua potremmo andare a costruire una di quelle due strutture qua nuove. Ovviamente ci servono altre case. Quindi vediamo di potenziare subito queste. Per farlo ci serve più food. Quindi andiamo a costruire fattorie. Per farlo ci serve legna e energia. L'energia sta per arrivare, la legna la recuperiamo da qua. Puoi prendere anche questa. Sono davvero quasi ultimate, non vorrei riempirmi di legna che poi non riesco a spendere. Ok, basta, stai qui, in hold. Se arriva un'arpia devi scappare purtroppo. Qua sapevo che sarebbe accaduto qualcosa di sbagliato, ma va bene. Ok, qua siamo arrivati tranquillamente fin qui. Vediamo se riusciamo a espandere la nostra zona di influenza per andare a chiudere questa parte. Vieni qua, vabbè. Nove lavoratori. Il ferro è fermo. Ok, queste due sono ancora ferme. Ok, così arriva un pochino in più. Qua potremo andare a distruggere questi. Ehi. Devo cliccare due volte ogni tanto, non so perché. Qua mettiamo questo e poi lo andiamo a mettere un altro anche qui, direi. Qua facciamo patrol da qui a qui. Così comunque puliamo un po' la zona lì sopra. Questi sono abbastanza per resistere. Ok, intanto qua cosa possiamo fare? Questo ancora non è troppo. Power plant non mi interessa. Andiamo a far questo, che potrebbe servirci per la prossima ondata. Possiamo andare a prendere l'oro. Abbiamo un po' di roba. Ok, manca il cibo, però adesso abbiamo l'energia. Quindi. Sessantaquattro è il massimo, giusto? 64. 64. E questo già è un sacco. Poi ci andiamo a mettere questo magari qui, 9. Sì, dai, un numero decente. Questo possiamo metterlo magari qua, però, guadagnandoci un po' di più. 13, 11, 13. Qua non stiamo pescando da nessuna parte. Sì, non ho ancora iniziato a pescare in questo mare. Cioè, mare, non è un mare. E così va bene. Qua stiamo pescando probabilmente da tutte le parti. Qua abbiamo pescato. Potrei pescare qua. 13. Ok, pulisci fino qua perché c'è questo special qua. L'arpia! Puliamo tutta l'arpia! Ah! Attenzione! Pieno di arpie! Maledette! Allora, possiamo andare a prendere questo, che va bene. 8 l'abbiamo venduto, ma ci sta. Prendiamo la roccia. Questi due. Non voglio sprecarli. Per quello sto giocando così. Poi,
Questo lo possiamo mettere qui. Nel frattempo possiamo costruire un po' di roccia, cioè un po' di muro. Questo potrebbe essere davvero il muro finale, a parte che... Aspetta, questo qua non lo mettiamo. Neanche questo. Mentre loro attaccano, voi esplorate un po' di qui. Perché magari possiamo metterlo tipo qua e prenderci un po' di fattorie. Ok, un po' di cibo è arrivato prima, l'energia ora ce n'è davvero una quantità incredibile. Mancano questi. Mancano questi perché manca ancora un bel po' di cibo. Mancando quello mancano i lavoratori, quindi non posso mettere quello. Mi, è un circolo vizioso proprio, Voglio guadagnare almeno 1000 prima di ricercare la prossima area tecnologica. Ok, un po' di cibo c'è adesso. Ottimo, questi qua sono quelli nella zona migliore. No, beh, in realtà non tanto perché ci costano più cibo, ma va bene. Ok, adesso abbiamo un sacco di tutto. Potenzia tutti questi. Allora, wire fine strap. No. Resources più 100 storage. Ok. Così possiamo tenerne di più da parte e tranquillamente qua vado a prendermi tutto. Ciao, e torna qua, che era pericolosissimo tenerti lì. Poi, visto che ho un sacco di cibo, potenzia tutti quelli che puoi. E questi possiamo provare a far così. E queste qua diventano di pietra, quindi inizieremo ad avere un incremento importante a livello... A livello industriale, qua possiamo andare a recuperare niente perché non abbiamo oro in questo istante. Ok, facciamo fuori questo. Fallo fuori! Ah! Mi. Che qua stiamo continuando a pulire, ma non so se è una zona dove voglio andare a pulire subito. Soprattutto mi sembra di avere pochissimi sniper. Allora, puliamo prima questa parte. Voglio proprio assicurarmi tutta questa zona. Quindi venite qui e tutti i miei sniper li mandiamo qui. Quindi abbandoniamo un momento questa parte. Tanto qua c'è la balista, che abbiamo ricercato anche quella torre lì. Qua ci mancano queste trappole, non penso le userò. L'altra volta le usate non mi sono sembrate così utili. Ecco, per esempio, qua abbiamo fatto bene a esplorare perché di qui non si può passare. Qua c'è sto laghetto. Quindi teoricamente se usiamo anche questo laghetto e questo possiamo mettere un muro qui e tutta questa parte diventa conquistata. Voi venite qui. Ok, voi è inutile che facciate questo giro. Vediamo un po' com'è qua, se qua c'è un buco. È un buco. Un buco che si chiude o che rimane aperto? Non lo sapremo mai. Qua io ho detto di andare in a move, quindi continuano ad attaccare, pian piano se ne vanno. Ah! Micro, No, questo qui è morto, mi dispiace. Vabbè, andiamo qua. Oh, che bello, qua è tutto chiuso, quindi possiamo chiudere semplicemente questa zona e siamo a cavallo. Dai. Espandiamoci, attenzione che potrebbero arrivare nuove ondate, quindi non prendiamo la cosa sotto gamba, ma
Adesso vedete che possiamo costruire tantissime cose tutte assieme. Perché appunto siamo in una situazione con un sacco di introiti. 12. Forse questa è la zona migliore per fare questo. Quindi la Tesla Tower la andiamo a fare più avanti. Bene. Anche questa qui. Voi qua però. Ok. Spero stiano venendo qua gli sniper. Che guadagniamo più di 1000 adesso. Che non possiamo svilupparle di più. Però siamo a 700 abitanti del paesino. Ok, venite qua. Vorrei mettere qui una balista. A questo punto. Quindi i prossimi soldi li andiamo a investire così. Poi cerchiamo di pulire quest'area. Poi ci sviluppiamo dopo. Adesso l'importante è mettere un bel muro a nord, perché qua è davvero fantastico per come si è sviluppato. Sembra che ci attaccano da più parti, non sono tantissimi quelli che stiamo portando. Voi due venite qui. Questa non si è costruita. No, si sono annullate tutte quelle che ho fatto. Ma dai, che cacchio. Ce le avevo selezionate tutte a quanto pare. Questa è una roba che, vabbè, dipende come sai usare i tasti. Però ovviamente non volevo far così. 700. Cosa manca ora? Wood. Allora, vediamo un po'. 7. Qua non mi dice quanto, ma 9. Una quantità di legna che comunque può interessarmi. Adesso vediamo di raccoglierne di più in questa area nuova a nord. Ok, avanziamo da quella parte. Benissimo. Il cibo come 77. No, per ora lì no, dai. Vieni qua. Ok, dai, che ci stiamo esponendo velocemente in quest'area. Continuiamo l'espansione senza controllo. Meglio qua. Questa la vado a mettere tipo qui. Poi vediamo il da farsi. Iniziamo a fortificare il nord e questa parte di qua. Che qua voglio arrivare a 40 sniper minimo. Che ci serve più legna, vediamo se posso già andare a metterla qua. Adesso non ho proprio oro. Non ho risorse da andare a prenderla, quindi posto così. Qua vorrei andare a mettere una seconda balista in questo punto e soprattutto qua, perché è incredibilmente vulnerabile in questo momento. Dai che guadagniamo sufficienza. Abbiamo lavoratori in abbondanza. Va bene, qua ci starebbe bene un'altra banca. Allora, voi state qua in hold. E voi invece provate a spingere a sud. Ok, 4 Tesla Towers. Fantastico, 1200. Allora, qua ci divertiamo adesso. Mettiamo questa qui. Questa qui. 8. Non posso, ma no, non ne ho più la facoltà. Non ne ho la facoltà. Qua non ho al diavolo. Mettiamo un'altra Tesla Tower qui, così tutta quest'area è a posto. Tell me your darkest thoughts.
non riesco a prendere questo. Dai, tornate indietro che non dovreste star qui. Allora, ci chiudiamo qua? O andiamo avanti ancora? Mettiamo il muro qui. E poi uno qua, uno qua, uno qua. Sì, poi magari questa parte la possiamo conquistare dopo. Ora siamo in una fase decisamente di espansionismo sfrenato. Ok, allora intanto qua va bene, il cibo c'è, i lavoratori ci sono. Non vedo perché ci debbano essere ancora delle case non di secondo livello. Qua stiamo riuscendo bene a pulire la situazione. Hold, perché mentre questi vanno in giro a pulire voi dovete assicurarvi che non stiamo facendo il passo più lungo della gamba. Arpia! Ok. Ok, qua siamo in dangerous. Qua avevo degli sniper che sono andato a togliere. Puliamo questa parte qua. Allora, qua va abbastanza bene ancora. Qua non va per niente bene. Non va per niente bene. Siamo sotto attacco da due parti in questo momento e sono poco difese. Allora, tu vai qui. Tu vai qua. Qua mandiamo su tu qui. E tu. Poi vendiamo un po' di ferro. L'ho messo sul 2. E un po' di roccia. Units under attack. Perdiamo questa e forse anche quella lì, ma non ci posso fare niente. Units under attack dove? Qua di sicuro. Qua e qui, e va bene, arriveranno più gente di queste parti. Stai lì e vedi di fare il tuo lavoro. Anche tu puoi venire qui. Faccia anche tu. Ok, qua va bene lo stesso. Qua va bene, non ci importa. Ora dobbiamo anche resistere qui. Intanto che tu resisti, va bene. Ok, di qua è risolto. Di qua è risolto. Cliccato 4 volte. Ci stanno attaccando qua. Porca vacca! Ci stanno facendo un danno incredibile, tra l'altro. Ok, qui. Thank you.
Porca vacca. Allora, voi state qui. Tu torna qui. E qua vediamo di ricostruire questo, perché a questo punto pensavo di potermi espandere subito, ma... It's not the case. Voi andate a nord e qua vediamo di chiuderci. Ok. Stiamo procedendo bene, vediamo di non perdere la bussola in questa maniera. Qua la vado a mettere direttamente qui. Qua cercate di riunirvi con loro. E qua dovremmo essere in grado di fare un muro. Qua dovrebbe essere sufficiente. No, dovremmo farcela. Queste qua sono orde random che ogni tanto arrivano quando si arriva a questa data, cioè questo numero di giorni. Stiamo guadagnando a sufficienza. Dobbiamo... aumenterò però il numero di cuori, perché facciamo troppo poca roccia. Questo arriva fino qui, quindi posso mettere qualcosa che faccia così. Qua penso basta. 10 gold. Quanto costa una? Costa energy. Non so se vale la pena. 10 gold mi sembra un po' pochino. 10 gold, un iron. No, non posso neanche farlo. Devo metterla qua. 4, 4, 4, 4, 4. 4 ha vinto, direi come numero più equilibrato. Perfetto. Potenzialmente potremmo metterci qua. Questo dovrebbe essere praticamente da dove ricaviamo le mura, d'ora in poi. Il cibo e il resto mi sembrano ok. Quindi o investiamo in soldati, cosa che è da fare assolutamente, ma non abbiamo abbastanza oro ora. Quindi potenziamo questo e poi vediamo dopo. Maledetti, ho detto Amuv. Spero di non perderne troppi, no, neanche uno. Dai, ci sta. Allora, voi attaccate qui. Ok, dai, qua e qua a nord. Oh cavolo, sono entrati. Allora, no, siamo troppo lontani da lì. Tu vieni di sicuro qui così. Tu rimani lì, sei troppo importante. Voi quattro venite di qua. Porca vacca, dai, quanti sono... Perché c'è tutta questa roba random? Sta balista qua.
calcio. Subito sulla balista, guardate che stronzi. Non riuscirà neanche a fare un colpo. Spara di qua, balista. Ok, ho ucciso quella più importante. Purtroppo però verrà distrutta e niente. Dovremo recuperarla dopo. È in un buon punto, è in un buon punto, però ora è persa. Prendiamo questi due di qui. Come dei coloni? Ah, ok, qua. Dai che forse ce la fa a non morire. Che stanno attaccando tutti questo. Attacca qui. Balista. Ok. Allora. Ah, abbiamo ucciso un ciccione a quanto pare. Torna indietro da sta parte. Voi state qua in hold. E pulite più che altro di qua, perché qua vedo che sta catena montuosa continua. Per ora va bene. Ok, fin tanto che è qua, ok. Ok, la zona dove siamo meno coperti, ovviamente. Quindi potrebbero attaccare o qui o qui. Non penso qua. Attaccate questo. Pulite questa zona qua. Voi due venite via. Perdere così gli sniper per via delle arpie mi sta proprio sulle balle. Non so se ho fatto partire il timer, ragazzi. Quanto sta durando questo episodio? Non è partito. Fermi lì. Allora, siamo a poco più del normale. Quindi dai, ci fermiamo qua. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Nel prossimo ci sarà subito. Potrebbe durare pochissimo il prossimo episodio, perché se non superiamo la prossima ondata siamo morti. Siamo a 33 giorni su 100. E però stiamo subendo parecchi danni in questa, in questo momento. Potrebbero anche attaccarci qui, perché no, ma non penso. Se ci attaccano in quest'area non penso scendano a fare questa curva, però potrebbe anche capitare. In ogni caso dobbiamo mettere giù un po' di baliste. Adesso abbiamo la possibilità di mettere giù quasi tutto. Potremmo anche andare a mettere questa, me la posso permettere, però dobbiamo capire dove attaccano. Dove attaccano ne andiamo a mettere una. Però ci difendiamo qui, in questo punto. E qui. Tu fai danno attraverso due zone di roccia. Va bene, il problema di questa è che costa 30. Bene, posso mettere 3. Posso mettere 3. No, non costa. Fammi vedere quanto costa. Costa di energy 30, esatto. Perché c'ho il centro di comando selezionato? Vabbè. Comunque dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio. Prima di affrontare questa, fra 5 ore, dobbiamo di sicuro sistemare qua. Ma adesso con la balista dovremmo riuscire a resistere quasi a tutto. Mi hai messo... mi hai potenziato quelli dietro. Qua per fortuna non sta accadendo nulla. Qua cos'è successo? Tu sei rimasto lì. Vediamo un po' se riusciamo ad attaccare da questa parte, per andare a mettere un muro qui e un muro qui e un muro qui. E poi questa zona è protetta anche lei. A nord vediamo un attimo il da farsi. Per ora non costruiamo niente, perché dobbiamo non investire risorse se non sull'ovest. Dai, che se ce la facciamo arriviamo a 1000. Ci salutiamo qua e ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.